Assemblea Ducati, questa da fuori è vista come un'azienda, una grande eccellenza per questo territorio, da dentro invece? No, anche da dentro, è senz'altro un esempio molto, molto importante di come si può tenere assieme la qualità del lavoro, gli investimenti, la qualità del prodotto. È indubbio che stiamo parlando di un marchio che è conosciuto in tutto il mondo e di una qualità che è cresciuta molto in questi anni. E se si vede dentro si vede anche che il lavoro fatto in questi anni di contrattazione, la sperimentazione realizzata anche su nuove forme di organizzazione del lavoro, penso anche agli investimenti fatti all'aumento dell'utilizzo degli impianti, alla riduzione d'orario per le persone, che credo che sia un esempio molto importante di come si può produrre in Italia cose che vengono vendute nel mondo e come questo può aumentare l'occupazione senza bisogno né di ridurre i diritti né di ridurre il salario. E proprio per questo abbiamo fatto le assemblee oggi molto partecipate, in cui erano presenti i lavoratori anche delle ditte in appalto che lavorano qui, proprio perché il problema è quello di unire i lavoratori, di unire i diritti. E noi abbiamo lanciato anche qui l'idea della CGIL di conquistare un nuovo statuto per tutti i lavoratori, quello di lanciare una campagna anche di referendum che abroghi le leggi sbagliate che non solo il governo Renzi, ma che i governi in questi anni hanno fatto proprio sul lavoro. E poi abbiamo dato un'informazione anche sul contratto nazionale, perché domani abbiamo una trattativa importante e il rischio molto concreto è che le rigidità di Federmeccanica possono portare alla necessità di una mobilitazione. Io mi auguro che dopo anni di divisioni sia possibile nella nostra categoria rilanciare anche un'iniziativa unitaria, perché oggi riconquistare un contratto nazionale che unifica tutti i lavoratori è un modo anche per affermare che altre Ducati ci possono essere nel nostro paese.